Sole, tu sei entrata da un paio di mesi, mi sembra. Esattamente. Il tuo personaggio è cattivissimo. Beh, diciamo che dicono di me che sono cattivissima, però è un personaggio che ha la fortuna di mostrare poi nel corso delle puntate la sua vera ferita e il suo vero volto. Beh, Veronica Vaglio sicuramente è un personaggio poliedrico, cioè ci presenta tanti volti di sé, è una donna che ogni volta si prepara a recitare il suo ruolo pur di raggiungere il suo scopo, che appunto è quello di sedurre il grande Filippo. E tutto questo, dietro tutto questo, alla fine, all'interno di sé, si traduce in un grande bisogno di affetto, una grande voglia di essere amata, compresa e di ritrovare una sfera affettiva. Quindi credo che, anche se il pubblico ha avuto all'inizio un impatto sicuramente forte con questo personaggio, immaginavo che sarebbe stato un personaggio che avrebbe diviso, poi credo che però l'abbiano capita, compresa. Sono delle caratteristiche che vi hanno accomunate magari in passato, che vi accomunano ancora? Oddio, beh, diciamo che ogni attore ha uno scambio col personaggio, no? Tu ti dai il personaggio da te, questo sicuramente. Ah, diciamo che in ognuno di noi c'è un briciolo di follia e poi chi è che non ha fatto una follia per conquistare un uomo? Tutti, no? Per conquistare, per sedurre, per prendertelo. Ma certo, come dire, l'arzamandi. E tu la follia più grande che hai fatto per conquistare un uomo qual è stata? L'ho dimenticata, meno male. L'hai dimenticata? Perché forse poi non è andata a buon fine. Magari durante il periodo dell'adolescenza. Beh, diciamo che il periodo dell'adolescenza ho preso tantissimi treni per raggiungere i fidanzati, i militari, quando avevo 18-19 anni io ancora i ragazzi facevano il militare e credo che comunque sì, erano belle follie. Mi ricordo una volta che per andare in un paesino della Toscana ho fatto dalle Marche, dove risiedevo tipo 11 ore di treno, l'ho visto un'ora e poi sono ritornata indietro. Era proprio amore. E se questo non è amore, come cantava qualcuno, dimmi tu che amore vuoi. Ma poi com'è finita quella storia? Ma diciamo che è finita punto, ma ho un bellissimo ricordo, no? Sono quelle storie che ti servono anche per crescere, per diventare donna. Adesso non hai più dovuto prendere treni? Beh, ne prendo ancora tantissimi. Magari non per trovare fidanzati, però per lavorare. Per lavorare. Fidanzato ce lo cerchiamo a Roma, eh? Sì, tranquilla così. Un ciao gigante a Gossip News.